Ho visto Megan, pellicola del 2022, che è uscita da noi qui, prodotta da James Wan, tiseratissima ovunque, su una bambola assassina, ecco. L'avete mai vista una cosa simile? Ecco, appunto. Che dire, io l'ho vista e non mentirò, le mie aspettative erano molto basse. Ma Cristo, fare una roba simile, cioè, ci devi mettere impegno a fare una cagata simile. Megan è il film che ti aspetteresti? Sul serio, un misto tra una AI, intelligenza artificiale horror, la bambola assassina e Annabelle. Tutto mixato al 2023 al massimo. Deve a tutti i costi essere un film molto social, molto VIP. E mi ricorda, sotto certi versi, quello che dovevano fare con la bambola assassina del 2019. Che è brutto, ma non è così brutto, perché almeno ha un'idea nuova, ha un'inventiva. Questo è un film davvero irrecuperabile, sembra uno spin-off della bambola assassina e chiaramente il paragone era evidente perché, cazzo, stiamo parlando di un film su una bambola, è normale. In generale la regia neanche, che era l'unica cosa che magari dicevo, vabbè, dai, magari può essere interessante, supervisionato da Wan, ma neanche questo e ci sono delle scene che sono cringissime. La CGI è da galera. Della bambola, prima di tutto, è terribile. Non capisco come se la siano fatta una cosa simile. Ma fa delle cose questa bambola che sono imbarazzanti. Tra l'altro, io non è neanche colpa mia perché in realtà i trailer non li guardo molto. Però, andando al cinema molto spesso, questo era uno dei trailer più tiserati, possibilmente. Cazzo, ti spoilerano qualunque cosa. Tutto il film nel trailer. Allora io a questo punto vi dico: guardatevi il trailer, così che fa cagare ma risparmiate soldi. Perché è davvero brutto come prodotto, come ho già detto, sia visivamente che esteticamente. E narrativamente è irrecuperabile, davvero terribile. È noioso poi, dura quanto? Un'ora e 40. Io mi sono annoiato dall'inizio alla fine. Questo è il problema di questo film, che proprio non ha né capo né coda. E ci ritroviamo ultimamente a troppi horror senza né capo né coda. Questo è il problema del cinema horror nel 2023. Stiamo iniziando l'anno proprio benissimo, direi. Per non parlare dei personaggi, che sono davvero. Ti fanno salire il crimine i personaggi, principalmente la madre e la figlia, ma anche gli altri. Cioè, un film così banale, si accontentano di questo. Ma a me fa incazzare la manovra, quello che hanno voluto fare, farti una bambola assassina moderno. Cazzo è? È terribile anche l'idea in sé di Megan, della bambola. È proprio brutto da vedere. Mi spiace, ma per me non ci siamo. È un film bocciato sotto tutti i punti. Non ho sul serio altro da aggiungere. Dico solo che ci troviamo di fronte a un cinema horror stanco, spento. Anche qui davvero non c'è nulla. Due palle. Per me è davvero terribile. Bocciato 3,5 su 10. Sto dicendo su 5, sì ragazzi, col culo che gli do la sufficienza. Per me una stella e mezzo su 5 su Letterboxd e niente ragazzi. Poi fatemi sapere, so che molti lo adoreranno, ma sinceramente cioè, il CGI è da galera. E se vi piace quella bambola siete davvero dei rincoglioni, scusatemi. Ci sono delle scene, quella scena di ballo che abbiamo visto tutti è davvero ridicola. Come può questa roba piacere al pubblico? Non me lo chiederò, però è prodotta da James Wan, è prodotta dalla Blumhouse. Farà comunque soldi perché loro ci mettono 2000 euro e un panino per fare un film e va bene. Quindi niente. Io sul serio basito, ve lo ripeto, la bambola balla, la bambola che balla è abominevole, atroce.